l'estate. È un treno che mi porta ad abbracciare mio padre, come non è mai stato. L'abbraccio mai provato, l'amore ritrovato, per sempre perdonato. Dolce mio risveglio, se qualche volta sogno, come ripescare le perle in fondo al mare. Qualche volta sogno rivivere quei giorni, l'abbraccio dei miei figli, i perdonati sbagli. Dolce mio risveglio, se qualche volta sogno, pescare le perle in fondo al mare. Spalanco il sole al giorno, se dolce mio risveglio, e nel mio cuore sento il battito del mondo. Praticamente io uscivo tutte le sere, sai, fieri lì, fieri là, e praticamente poi, sono le solite gang con gli oggetti, fin da quando avevo 20 anni, da nonno, insomma, sì. Allora, argomenti sempre gli stessi, non è cambiato nulla. Vabbè. Questo però, vabbè, sì. Prossimo brano è proprio questo, quello che apre il disco, il Carne Mali, mi va di farlo perché non ho imparato bene. Carne Mali, così mi sono trovato per caso, perché non sono un grande lettore, principalmente guardo la notte per curarmi da YouPorn. Praticamente lo psicologo mi ha detto: guarda sempre la storia, così ti passa la voglia, diciamo, di rovinarti in quel modo lì. Quindi la storia mi sta a volte rovinando la mente, però effettivamente la Rai di una volta era una TV proprio parecchio superiore, a parte Gazebo, dove io vado, e ora mi c'è Rufiano anche, così mi richiamano, capito? Però la Rai, i vecchi documentari, a parte, si vede sempre troppo spesso Mussolini e Hitler, Eisenhower, però poi c'è anche tanti documentari anche belli su, ad esempio, ho visto Diario di un maestro, prima parlavamo ai bambini, questo Diario di un maestro era uno sceneggiato che io mi ricordo proprio perché avevo l'età di quei bambini con i quali fecero questo esperimento. Un attore, Cirino, faceva anche il maestro, e passarono quest'anno insieme ai bambini, e la domenica c'era la sera questo sceneggiato, e lui a questi bambini, dei ragazzi insomma dei quartieri disagiati romani di Pietralata e del Tiburtino,
lui insegnava proprio la vita, tipo non uccidere lucertole, portare un ladro a lezione, che il ladro spiegava, il ladro del quartiere, come era diventato ladro a questi bambini, anche per insegnare loro di non farlo. Cioè il ladro diceva: mi dispiace che quella volta mi presero, non mi presero, perché se mi avessero preso non avrei fatto tutta questa galera, perché poi ci avevo preso pure gusto a rubare, perché mi sentivo più forte, mi sentivo meglio degli altri, capito? Perché io ero un grande ladro. E i bambini che guardavano il ladro, insomma, era uno sceneggiato meraviglioso. Poi Thank you.